e terrore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o escluso per effetto di errore. L'estorsione c'è stata. In base all'articolo 122 il matrimonio viene impugnato. Avvocato, io non ho capito proprio niente. Io ti ho sposata perché tu dovevi morire. No, non è così. Il matrimonio non può essere sottoposto a condizioni. C'è l'articolo... Adesso non mi sovviene. Insomma, dice, se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile o il sacerdote non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Voi avete detto che l'imminente pericolo di vita non c'è stato e... State zitto, non hai capito niente, nemmeno tu. Avvocato, spiegatevi in parole povere. Signora, questo è l'articolo, leggetelo voi stessa. Io non so leggere e carte non ne accetto. Signora, siccome non siete stata in punto di morte, il matrimonio si annulla. Non vale. Non vale. E il prete? Il prete vi direbbe che avete oltraggiato il sacramento. Non vale. Non vale. Dovevo morire. Ecco. Se morivo... Allora sarebbe stato validissimo. E lui si poteva... ammogliare un'altra volta, poteva avere dei figli. Già, ma sempre da vedovo. Quest'altra probabile donna avrebbe sposato il vedovo della defunta signora Soriano. Lei sarebbe diventata la signora Soriano... morta. Bella soddisfazione. Ho speso tutta la vita mia per farmi una famiglia. E la legge non me lo permette. E questa è giustizia, avvocato? Ma la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano, rendendosi complice di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. Domenico Soriano non intende unirsi in matrimonio con voi. Ci devi credere. Se hai qualche dubbio, chiama un avvocato di tua fiducia, non so. No, ci credo. Ci credo. E non perché me lo dici tu, che hai tutto l'interesse, neanche perché me lo dice l'avvocato, perché gli avvocati non li conosco. Ci credo guardandoti in faccia. Ma tu pensi veramente che io non ti conosco, eh? Guardate, hai preso un'altra volta quell'aria da padrone, eh? Ti sei calmato. Tu una bugia me l'avresti detta senza guardarmi in faccia, con gli occhi a terra, perché tu le bugie non le hai mai sapute dire. Avvocato. Procedete. Se mi date mandato. Io nemmeno. Eh? Io nemmeno ti voglio. Sì, avvocato, procedete. Non lo voglio nemmeno io. Non è vero che stavo morendo. Volevo fare una truffa. Mi volevo rubare un cognome. Ma conoscevo solamente la legge mia. Quella legge che fa ridere. E non quella che fa piangere. Venite qua voi. Tornate dentro. Sinome, la vuoi finire? Stai zitto! Datemi sentire. Voi siete uomini. Qua ci sta la gente. La gente, il mondo. Il mondo con tutte le carte, con tutte le leggi. Il mondo che si difende con la carta e con la penna. Domenico Soriano è l'avvocato. E qua ci sono io. Filomena Marturano. Quella con la legge sua. Quella che non sa piangere, Domenico Soriano me l'ha detto sempre. Avessi mai visto una lacrima dentro questi occhi? E io, senza piangere, lo vedete? Gli occhi miei sono asciutti. Asciutti come la polvere. Voi mi siete figli. Filome! E che sei tu che mi impedisci di dire ai figli miei che mi sono figli? Questo la legge me lo permette, avvocato, no? Voi mi siete figli. E io sono Filomena Marturano. E non ho bisogno di parlare. Voi siete giovanotti, avrete sentito parlare di me. Di me non devo dire niente. Ma fino a quando avevo 17 anni, invece... Sì. Avvocato, vi conoscete quei bassi? I bassi. Neri, affumicati. Dove d'estate non si respira perché la gente è assai. Ed inverno il freddo ti fa sbattere i denti. Dove non c'è luce,
nemmeno a mezzogiorno. In un basso di questi, a Vicolo San Liborio, ci stavo io con tutta la mia famiglia. Quanti eravamo? Una folla. Io la famiglia mia non so che fine ha fatto. Non lo voglio sapere, non me lo ricordo. Sempre con le facce scure, sempre in urto l'uno contro l'altro. Ci coricavamo senza dirci buonanotte, ci svegliavamo senza dirci buongiorno. Una parola buona me la disse mio padre. E quando me la ricordo, tremo ancora. Avevo 13 anni. Mi disse: ah, ti stai facendo grande, eh? E qua da mangiare non ce n'è, lo sai. Il calore. La notte quando si chiudeva la porta non si riusciva a respirare. La sera ci mettevamo tutto intorno alla tavola. Un solo piatto, grande. E non so più quante forchette. Forse non era vero, ma ogni volta che mettevo la forchetta nel piatto mi sentivo guardata, osservata, come se quella forchettata me la stessi rubando. Tenevo 17 anni. Vedevo passare le signorine con i vestiti belli, le scarpe belle, e le guardavo. Passavano sotto braccio ai fidanzati. Una sera incontrai una compagna mia che non l'avevo riconosciuta, talmente era vestita bene. Ma già, forse allora mi sembrava bella qualunque cosa. Mi disse: uè, ma tu ancora così combinata stai. Vieni con me. Vieni con me. Così. 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 Dormì tutta la notte. Il calore. E ho conosciuto te. Là, ti ricordi? Quella casa mi pareva una reggia. Una volta tornai a Vicolo San Liborio. Il cuore mi sbatteva forte. E pensavo, non mi guarderanno in faccia. Forse mi cacceranno fuori. Nessuno mi disse niente. Chi mi dava una sedia? Chi mi faceva una carezza? Solo mamma, quando la salutai, aveva gli occhi pieni di lacrime. A casa mia non ci tornai mai più. Non li ho uccisi, i figli, la famiglia! Per 25 anni ci ho pensato e vi ho cresciuto, vi ho fatto uomini per crescervi. Ho rubato a lui. E va bene, adesso basta. Che dovevate fare di più di quello che avete fatto? Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Non so leggere. E ve la leggerò io stesso. Ah. Se n'è andato. È carattere. Non ha capito. Domani passo io per il suo negozio e gli parlo. Voi ve ne potete venire con me. La casa è piccola, ma c'entriamo. Ci sta pure il balconcino. E quelli bambini mi chiedevano sempre, ma
La nonna, la nonna. Io mo gli dicevo una fesseria, mo gliene dicevo un'altra. Ma io quando arrivo e gli dico la nonna, la facciamo piedi grotta. Andiamo. Sì. Sì, vengo con te. E andiamo. Un momento. Aspettami sotto il portone. Scendetemene insieme. 10 minuti, devo dire una cosa a Don Domenico. Allora, presto, presto. Voi scendete? Sì, scendo, ti accompagno. Io mi sentivo una cosa. Per questo volevo parlare. Avvocato, scusate, 2 minuti. Signora, io me ne vado. 2 minuti solamente, mi fa piacere che ci siete pure voi, dopo che avrò parlato con Don Domenico. Accomodatevi. Avvocato, abbiate pazienza. Io me ne vado, Domenico. Dia all'avvocato che procedesse legalmente. Io non nego niente, ti lascio libero. Lo credo. Ti pigliavo una somma di denaro senza fare tutte queste complicazioni. Domani mando a prendere la roba mia. Sei una pazza, questo sei. Hai voluto rovinare la serenità di quei 3 poveri giovani, ma perché l'hai fatto? Perché glielo hai detto? Perché uno di quei 3 è figlio tuo. Filomè. E chi ti crede? Uno di quei 3 è figlio tuo. Stai zitta. Ti potevo dire che tutte e 3 ti erano figli, ci avresti creduto, te lo facevo credere. Ma non è vero. Te lo potevo dire prima. Ma tu avresti disprezzato gli altri 2. E io li volevo tutti uguali, senza particolarità. Vattene, fino a me, che non è vero, va. È vero. È vero, Domè, è vero. Tu non ti ricordi. Tu partivi, andavi a Londra, a Parigi, le corse, le femmine. Una sera di quelle che quando te ne andavi mi regalavi una carta da 100 lire. Una sera mi dicesti, Firmè, facciamo finta che ci vogliamo bene. E spegnesti la luce. Io quella sera ti ho voluto bene. Veramente. Tu, no, no. Tu avevi fatto finta. E quando accendesti la luce un'altra volta, mi desti la solita carta da 100 lire, e ci segnai sopra la data e il giorno. I conti li so fare, lo sai. Tu poi partisti. Io ti aspettai come la santa. Ma tu non ti ricordi quando fu? E io non ti dissi niente. Ti dissi solamente che la vita mia era stata sempre la stessa. Infatti, quando mi accorsi che non avevi capito niente, sono stata la stessa un'altra volta. Questo non te lo dico. Devono essere uguali, tutti e 3. No, non è vero. Non può essere vero. Me l'avresti detto allora per legarmi, per tenermi stretto in una mano. L'unica arma sarebbe stato un figlio. E tu, Filomena Marturano, quest'arma l'avresti usata immediatamente. Me l'avresti fatto uccidere. Per come la pensavi allora, eppure adesso. Tu non sei cambiato. No, una. 100 volte me l'avresti fatto uccidere. Mi misi paura di dirtelo. Ecco. Solo per me. Solo per me. È vivo tuo figlio. E chi è?